Senti, Peppini, appena vedi arrivare il primo cliente, tu mi raccomando, corri subito dal pizzaiolo e fatti fare una bella pizzetta, la solita, va bene? Sta tranquillo, papà. E vai, corri, corri, corri. Addio. Oh, buongiorno, eccellenza. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Vorrei un'informazione. Mi dica, mi dica. Vorrei sapere la strada per andare alla stazione, da che parte è? Peppiniello, falso allarme! Ma come dico io, no? Con tanta gente che sta qui a Napoli, lei viene proprio da me per chiedermi l'informazione. Ma cosa credi, che io sia qui per divertirmi? È vero, io l'informazione gliela posso anche dare. Gliela posso anche mettere per iscritto. E le posso fare anche una piantina. Ma lei però me la deve pagare questa informazione. Pagare? Ma mi faccia piacere, volevo solo un'informazione, non una lettera. Ma mi faccia piacere lei, sfruttatore di sangue umano! No. Allora, figlio mio, ce l'avamo andati quasi vicino. Ci vuole pazienza, ci vuole, che vuoi fare? Per bacco, forse un cliente, non ti girare, non lo guardare, se no gli metti suggezione e poi se ne va. Ma posso andare? Lei lo sa dove sta la stazione? Sì, io. Ma che c'è sotto la stazione? Lo so qui, mi spiegare. Ah, allora vai! Dunque, una lettera. Una lettera da casa. Beh, come la vuole che porcellana la lettera, non ho capito. E mezzo, ma sapete. Lei è ignorante? Io sì. Bravo, bravo! Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbero essere. E mi raccomando, se ha dei figli, non li mandi a scuola! Non è figlio che tengo. Devono sguazzare nell'ignoranza! Vengono compagni le cose. Proprio di lui devo scrivere la lettera, sai? Ah, bravo! E quanti anni ha questo compare? Gli tiene 45. Dunque, 45. Un attimo solo. Allora, questa no, no, no. Ah, eccola qui, 45 anni, questa andrà benissimo. E cos'è questa? Ma forse lei non lo sa, ma noi le lettere qui le scriviamo prima, di modo che quando arriva il cliente gliela diamo già bella e fatta. No, tu non sai che cosa ci devo dire in questa lettera. Ma non fa niente, andrà bene. Ma che se fai i fatti miei? Ma mi scusi, no. Lei ha detto che suo compare ha 45 anni. Eh sì, 45. Io questa lettera l'ho scritta 3 anni fa per uno che ne aveva 42. E che ti sono compare mio? Ma non fa niente, gli andrà bene! Ma no, non mi piace! Ma gli andrà bene! No, no! La vuole da capo? Proprio da capo! Sai, lei, allora, lei con questa pena economizzata! No, no! Ma poi guadagniamo del tempo! Sì, lo scrivo! La vuole da capo? Proprio da capo! E facciamola da capo! Noi siamo qui apposta! Sicuro? E facciamola da capo! Dunque, può dettare per cortesia? No! No, un attimo! Beh. No, un attimo. Vabbè, dettate. Napoli. Napoli. Sì, signore, eccetera, eccetera. Caro, mi sento che compare le Beh, caro Giuseppe. Andiamo a compare le Caro Giuseppe. Compare. Compare. A Napoli sto facendo la vita dello signore. A Napoli? Sto facendo. Tu stacci. Che per è stuccio? Ma deve essere stuccio. Ma forse sto. Ah, che colpa, Ah, ma che mi fa scrivere, santi Dio, ma che mi fa... Mi ha fatto sbagliare. Vai, sa, mi sono comprato io, Pago sempre io. Paga sempre lei, bravo, bravo! Peppiniello, quelle pizze diventano due! Dunque, stavamo dicendo? Alla sera me ne vado da bere. Oh, alla sera me ne vado. Bacco, vado! Vado da bere. Ne vado. Ah, al cabaret. E me ne esco quando piove. E me ne esco. Quando chiodo. Ma cosa chiodo il nostro, cosa è? Chiodo? Chiodo, quando chiudo le porte, va. Ah, chiude! Ah, ma lei mi fa sbagliare, ma lei dice chiodo! Ah, santi Dio! Cioè, chiodo! E per questo? E per questo, stringiamo un po' il pensiero, però? E per questo, mandano proprio le soldi
perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera di presente. E poi? Mi dici di salute, pondo. Ma che punto è il punto, ma che sono di saluti? Ma Catalina, ma spaldone! Mi fa perdere solo del tempo, mi fa perdere... E ringrazio a Dio che non le tiro questo perché mi serve ancora! Ma vai un poco, pongo, slaccio, sboccio, chiodo, solo del tempo mi fa perdere! Ma le pizze sono buone, dammi i soldi! Ma quale pizze e pizze? Ma quale soldi e soldi? Mi è passato pure l'appetito e non voglio mangiare più.